oggi siamo in Sicilia, sono a Sigonella, dietro di me vedete la base militare di Sigonella. Siamo in provincia di Catania e siamo di fronte ad una delle tante, delle troppe basi militari che sono disseminate su tutto il territorio italiano. Dalla base alle mie spalle partono anche i droni che sono diretti al confine con l'Ucraina, i droni che pattugliano il confine ad esempio tra l'Ucraina e la Romania. Ci sono state le notizie, già la prima è del 27 febbraio, di droni dei Global Hawk statunitensi che sono arrivati fino praticamente all'Ucraina per pattugliare i cieli dopo l'inizio dell'invasione russa. Allo stesso tempo oggi sono stati consegnati, e notizia di poche ore fa, è stato consegnato il sistema complessivo qui proprio per gestire i droni. Siamo in terra di Sicilia, siamo quindi in pieno territorio italiano, ma il problema è che molto spesso sulle basi militari il nostro governo, il nostro Parlamento, le nostre istituzioni non hanno sostanzialmente alcuna sovranità. Poco fa sono stato a Niscemi, dinanzi al MUOS, al sistema che permette il monitoraggio e la comunicazione, che diciamo sostanzialmente prevede la copertura delle comunicazioni sugli scenari bellici. Insomma, siamo in terra di Sicilia, a cui spesso pensiamo come magari a una terra, diciamo, di tanti e tanti problemi, ma anche di tanta ricchezza, ma questa siamo in una terra che viene utilizzata, come è stato più volte detto, come portaerei degli Stati Uniti e della NATO. Non a caso alle mie spalle vedete anche la bandiera della NATO che campeggia sopra la scritta di Sigonella. In questo paese abbiamo il problema delle basi militari che sono disseminate su tutto il territorio. Sono tra le 80 e le 120, dipende dalle basi NATO, le basi statunitensi, su cui noi non abbiamo sovranità, e c'è un problema in questo momento. Noi rischiamo veramente grosso. Spesso si dice che le basi militari sono un contributo alla sicurezza del paese. Io credo esattamente l'opposto. Io credo che siano un pericolo per la sicurezza della nostra gente. In questa fase lo vediamo tutto questo problema. Se per l'attacco contro la Libia, se per la guerra in Siria non c'è la possibilità di risposta da parte di questa paese, oggi siamo di fronte ad uno scenario che è veramente terribile. Lo scenario possibile è quello di una terza guerra mondiale combattuta da una parte della Russia e dall'altra dalla NATO. In questo caso qui la nostra terra, la nostra Italia diventa obiettivo sensibile. I primi obiettivi sensibili sono proprio le basi militari. Sigonella, qui il MUOS, che controlla tutte le comunicazioni a pochi chilometri a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Noi dovremmo cercare di elaborare una politica per liberarci di queste basi militari, per fare in modo che il nostro territorio possa essere libero anche dalle armi nucleari che spesso sono custodite nelle basi militari. Penso a quelle di Aviano e di Ghedi. E noi non abbiamo nessun controllo, malgrado abbiamo fatto un referendum contro il nucleare in questo paese, e malgrado la maggior parte della popolazione si è espressa contro il nucleare, noi non abbiamo energia nucleare, appunto in ossequio a quel referendum, ma nel frattempo gli Stati Uniti portano le bombe nucleari sul nostro territorio. Così come il MUOS, da cui stiamo venendo in questo momento, è diciamo, un pezzo di terra che è più grande dell'aeroporto di Fiumicino, che è stato ceduto per 1.000 lire all'epoca, negli anni 90, alla Marina statunitense. Quindi è stata regalata quel pezzo di terra alla Marina statunitense per impiantare per l'appunto le antenne e poi il sistema MUOS, che è stato terminato nel 2016. Con quel sistema MUOS si monitorano i droni che partono qui da Sigonella. Da Sigonella possono partire anche aerei, in realtà al momento per fortuna non sono ancora partiti, ma noi dobbiamo mobilitarci affinché non partano nemmeno un domani, perché il rischio che la terza guerra mondiale abbia luogo e che veda la nostra terra, la nostra Italia, come la piattaforma logistica di questo scontro, è purtroppo uno scenario che è sempre più concreto. Ci stanno trascinando pian piano verso la guerra, stanno costruendo una retorica bellicista, per cui se non si è a favore della guerra, si è a favore del dittatore Putin, della guerra criminale di Putin, noi continuiamo a dire che noi non ci arruoliamo, noi non vogliamo la guerra, noi condanniamo l'invasione russa dell'Ucraina, ma continuiamo a pensare che l'unica strada per promuovere la sicurezza internazionale, per fare in modo che i nostri popoli possano vivere in pace, non debbano morire sotto le bombe russe, schiacciate dalle sanzioni, con l'aumento delle tariffe e del costo della vita qui in Italia, l'unico modo sia quello di intavolare delle trattative di pace. Il nostro governo da questo punto di vista è praticamente assente. Una telefonata in quasi 50 giorni di guerra non è assolutamente una porta aperta alla diplomazia. In realtà quello che sta facendo il nostro governo è che si sta schiacciando sulla linea bellicista degli Stati Uniti e della NATO. Il rischio concreto è che ci facciamo trascinare in guerra. Dinanzi, siamo venuti dinanzi alla base di Sigonella, la base militare di Sigonella, proprio per denunciare il fatto che l'Italia può essere obiettivo sensibile.
le basi militari sul nostro territorio possono essere obiettivo sensibile di un'escalation militare che può colpire quindi anche la nostra gente, non soltanto il popolo ucraino che muore sotto le bombe russe, ma anche la nostra gente. Dobbiamo scongiurare questo scenario in ogni modo possibile, e l'unico modo è quello della mobilitazione popolare, perché se in Parlamento quasi il 100% dei parlamentari vota per l'aumento, per l'invio delle armi in Ucraina, vota per l'aumento delle spese militari, in realtà fuori da quel Parlamento c'è una maggioranza della popolazione italiana che vuole esattamente l'opposto, che non vuole inviare armi in Ucraina, proprio perché siamo solidali col popolo ucraino, non vogliamo che continui a morire sotto le bombe russe e mal armato tra l'altro dalle armi italiane. Siamo con il popolo ucraino, ma diciamo che l'unica soluzione possibile è quella della pace, quella dei negoziati e quello di tavoli di trattativa veri. Le basi militari come questa qui alle mie spalle sono un rischio concreto che la guerra possa diffondersi anche sulla nostra terra. Dobbiamo scongiurare in ogni modo, mobilitiamoci, siamo la maggioranza in questo paese, organizziamoci. Noi oggi saremo a Messina per un'assemblea pubblica sul tema della guerra, domani saremo a Palermo, ieri siamo stati a Catania. Come potere al popolo e come fronte pacifista, come fronte per la pace, ci stiamo muovendo e organizzando in tutto il paese. Unitevi a noi, uniamoci e cerchiamo di fare in modo di costringere Parlamento e Governo a non trascinarci in questa avventura bellica, che se fa bene a qualcuno fa bene solo a Leonardo e all'industria delle armi, che guadagnano in borsa miliardi su miliardi, mentre a farne le spese è la povera gente, ovunque essa abbia la residenza, qualunque passaporto possiamo sbandierare. Che siamo italiani, ucraini, russi, la guerra la stiamo pagando noi come popoli, chi ne sta approfittando sono le classi dominanti, l'industria delle armi e le grandi imprese di questo sistema in cui viviamo.